Metodi di cottura salutari. Ciao, sono Andrea Ligiglio, chef e pasticcere, specializzato in cucina e in pasticceria di qualità salutistica. Bene, oggi ti volevo parlare dei metodi di cottura. Ci sono metodi di cottura sani e metodi di cottura non sani. Il cibo molto spesso che mangiamo potrebbe essere molto sano, ma che sano non lo è più se lo cuciniamo male. Faccio degli esempi. Se noi prendiamo della carne e la facciamo lessa, non è uguale a una carne fritta o arrostita al barbecue. È una carne totalmente diversa, perché le proteine qui sono state arrostite in maniera violenta e qui invece sono state cotte in maniera dolce, a bassa temperatura magari. Quindi, ad esempio, la carne arrostita al barbecue, fritta nell'olio ad alta temperatura, produce ad esempio delle ammine eterocicliche aromatiche, benzopireni, idrocarburi. Sono tutte sostanze tossiche per il fegato e tossiche per l'organismo. La stessa carne cotta a bassa temperatura, quindi con una slow cook ad esempio dai 60 agli 80 90 gradi, si riuscirà a ottenere un prodotto sicuramente molto più sano, perché non produrrà ammine eterocicliche tossiche e quindi la carne risulterà molto più sana, molto più digeribile, molto più tenera e con molti più principi nutritivi, in quanto la carne cotta a bassa temperatura generalmente si fa in sacchetti o sottovuoto alimentari, o come preferisco io, dentro una macchina apposta, che è un fornello lento da cucina, dove cucina all'interno l'alimento e i principi nutritivi rimangono all'interno senza disperdere ad esempio in troppa acqua come la bollitura. Quindi sicuramente conoscere il metodo di cottura dolci che favoriscono il benessere della persona è molto meglio che utilizzare metodi che producono sostanze tossiche e dannose. Un'altra cosa molto importante che c'è da sapere, ad esempio, sul fritto. Innanzitutto non bisogna friggere con grassi poliinsaturi come l'olio extravergine di oliva, ma se utilizziamo l'olio extravergine oliva, che sia un fritto ma molto a bassa temperatura, altrimenti grassi saturi, ho già fatto un video. Gli oli producono ad esempio l'acroleina, l'acrilamide, sono sostanze che sono tossiche per il fegato e in più irritano la mucosa gastrica. Quindi friggere la frittura, perché molti non digeriscono la frittura perché irrita la mucosa, sicuramente preferire ad esempio una cottura a bassa temperatura in olio. Ad esempio, faccio un esempio, se si fa un polpo cotto al vapore o a bassa temperatura, immergerlo dentro un olio a 60-70 gradi, quindi una cottura ancora in olio molto dolce che esalta il sapore del polpo, lo impermeabilizza e sicuramente quando andiamo a mangiarlo aumenta i suoi gradevoli sapori, è molto meglio che un polpo fritto arrostito in padella, perché sicuramente da un lato abbiamo la produzione di sostanze tossiche e dall'altro no. Sicuramente i piaceri della tavola sono tanti e non vanno eliminati, ma questo, per quanto mi riguarda, per la cucina e la pasticceria salutistica è una cosa importante da sapere. Quindi quali metodi di cottura utilizzare per avere un prodotto salutare, che altrimenti con lo stesso cibo o lo stesso ingredienti potrebbe non esserlo, utilizzando cotture sbagliate, che molto spesso uno non ci pensa a queste cose, ma è proprio lì che noi andiamo a fare dei danni, quando invece l'alimento è lo stesso. Uno è cotto violentemente e uno a bassa temperatura. Le cotture a bassa temperatura quindi sicuramente sono da preferire che le cotture violente. Io ti ringrazio per aver visto questo video. Se ti è piaciuto il video metti un mi piace, iscriviti al mio canale YouTube, aggiungimi sulla mia pagina Facebook per essere sempre aggiornato sui prossimi video e sulle novità.